Voi non avete capito, o per meglio dire, non volete capire che cosa significa Corleone. Voi state giudicando degli onesti galantuomini che i carabinieri e la polizia hanno denunciato per capriccio. Noi vi vogliamo avvertire che se un solo galantuomo di Corleone sarà condannato, voi salterete in aria, sarete distrutte, sarete scannate, come pure i vostri familiari. Adesso non vi resta che essere giudiziosi, essere giudiziosi, essere giudiziosi, essere giudiziosi. Io chi sto cazzo sparo la palla antivista. A lui, a lei, pure a sopra. Ma me lo dici che minchia ci stiamo aspettando? Tanto così, c'è. Tanto così. Ma che fa, non dici niente? State zitto, lo chiama. Totò, quello deve morire. Caso non lo fai tu, ci penso io. Pronto, pronto, pronto! Dobbiamo fare da soli. Se ci mettiamo pure a discutere con i palermitani, il sangue si fa acido e sti sbirri ne mangiano vivi. Questo significa che scoppio lancia guerra, lo sai, vero? E noi ci faremo trovare pronte. Fa ora lo decidi tu, qua va a vivere, qua va a morire, cos'è un padre eterno, sì. E guardami in faccia quello che ti fai. Vuoi scannare un cristiano? Ammazzava anche sto. Una notizia che è arrivata pochi istanti fa, è stato arrestato Bernardo Provenzano. La conferma arriva dal procuratore aggiunto in redazione, una notizia davvero clamorosa, ovvero l'arresto di Provenzano, il capo della mafia, la latitante in apertura alla notizia dell'ultimo ora, un durissimo colpo alla mafia. Dopo più di 40 anni di latitanza, Bernardo Provenzano, il boss dei boss di Cosa Nostra, è stato arrestato dalla polizia. Quando me lo sono rivisto di davanti, forse magari ho scaricato tutto in quel momento, ho avuto una sensazione, un attimino di buio, cioè, nel senso, è lui, cioè non ci credevo. Il capo delle famiglie e che gli ha garantito la capacità di gestire una latitanza da record. Sono entrato subito dentro il casolare, l'ho salutato, come è giusto che sia, per buona educazione. E lui ha risposto al saluto, stringendomi la mano, mi ha fatto i complimenti. Sì. Parlo con dottor Boris Giuliano. Sì, sono io. Tu
facevano i cugiona, 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 cugiona. Donne Gambino non è un capo, non è un capo. Donne Gambino è il capo, il capo, il capo. Che io non rispetto le regole, stai dicendo che io non rispetto le regole, stai dicendo che io non rispetto le regole, stai dicendo che io non basta rispettare, non c'è bisogno delle parole, basta rispettare, non c'è bisogno delle parole, non c'è bisogno delle parole. Inserirlo ci voleva fare la pelle subito allo chef. Ma bontà, adesso no, perché noi non ci possiamo mettere contro lo Stato. Era una montagna di picciole ai politici per sentirsi dire questo si può fare e questo non si può. Hai capito a che serve questa commissione? Faccio le discussioni e non decidere niente. Siamo noi che decidiamo, qua va a crepare, qua va a... gli appalti e con il resto morto di fame, e se ne deve andare a Roma e con il resto cuculo per terra, una ciantare con mia. Lo Stato sono io, lo Stato sono io. Ho fiducia, dice Falcone. Falcone. Come ho fiducia, dice questo di Gennaro. Ma non mi fido di nessuno. Non credo che lo Stato italiano abbia veramente l'intenzione di combattere la mafia. Mafia. Avverto, signor giudice, dopo questo interrogatorio lei diventerà famoso, ma cercheranno di distruggerlo. Chi è stato il Giuda? I mercatini. Tanto prima o poi doveva succedere, Totò.